parte il censimento permanente delle imprese, che coinvolge un campione di circa 280.000 unità. Tutte le imprese campione ricevono una lettera informativa che le invita a collegarsi al portale Statistica e Imprese per rispondere al questionario online. Per accedere basta accreditarsi con le proprie credenziali e, se necessario, verificare la scheda anagrafica. Si può accedere al questionario online cliccando direttamente sul banner dedicato oppure dalla sezione Rilevazioni. Il questionario si compone di 9 sezioni. Su ogni pagina è presente una barra di navigazione con le sezioni sempre consultabili. La barra, da grigia, si colora in azzurro quando la sezione è stata completata. Le sezioni 6 e 7 possono risultare inattive per alcune tipologie di imprese. Ogni sezione è indipendente dalle altre e può essere compilata in momenti differenti e nell'ordine che si preferisce. È possibile interrompere la compilazione del questionario in qualsiasi momento per riprenderla successivamente. Dopo essersi accertati di aver salvato le risposte, che sono modificabili fino all'invio definitivo del questionario, cliccare sul tasto Chiudi. Ogni sezione contiene un set di domande che devono essere compilate sempre in maniera sequenziale. Solo dopo aver compilato tutte le domande presenti in una schermata si può passare alla schermata successiva con il tasto Avanti, che salva le risposte automaticamente. In qualsiasi momento della compilazione è possibile tornare alle pagine precedenti tramite il tasto Indietro. Per non perdere le risposte già fornite, basta fare clic sul tasto Salva prima di chiudere il questionario. Quasi tutte le domande del questionario sono obbligatorie. Le mancate risposte generano una segnalazione di errore e in alcuni casi di incoerenza con le risposte precedenti. In tal caso si apre una finestra che invita a correggere le risposte affinché siano coerenti tra di loro. Alcune domande ammettono una sola risposta, altre consentono risposte multiple. In molti casi le domande sono visualizzate in tabelle e in funzione del tipo di risposta si possono attivare nuove parti da compilare. Per avere chiarimenti sulle domande e sui termini utilizzati nel questionario, è possibile cliccare sul pulsante con la lettera I. La pagina Riepilogo e Invio contiene l'elenco di tutte le sezioni del questionario e indica con un segno di spunta verde quelle completate. Soltanto quando tutte le sezioni sono completate si può inviare definitivamente il questionario. Prima di procedere con l'invio definitivo, è possibile fare un ultimo controllo delle risposte fornite e, se necessario, modificarle. È ora possibile scaricare una copia del questionario compilato e la ricevuta di avvenuta compilazione, oppure inviarle via email ad un indirizzo di posta elettronica. Conoscere, valutare, decidere. Il futuro delle nostre imprese. Rispondere al censimento è un obbligo di legge.